e Sorrento contro disco, avanza sull'auto destra, un avversario su di lui, riesce a liberarsene, poi da Gargiulo, salta un uomo, ancora Todisco sul pallone, sulla destra per De Angelis, stato corto, De Angelis il suo cross, di testa ci arriva e smanaccia in angolo il portiere Alvigini, parte la parabola a rientrare, insidiosamente il Sorrento è passato in vantaggio al minuto 5 con il numero 2 Rufusco. Ora Di Giorgio scambia con Dalla, sempre seguito adesso da Di Prisco, poi Paradiso commette fallo fosse D'Auria, Paradiso combatte e ne esce Grandis, poi pallone attenzione per Ciavarria e il tiro in rete. Ciavarria ha pareggiato al minuto 14. Errore sulla tre quarti di casa. Russo sulla sinistra opera Rizzo, mette giù la sfera, salta bene Grandi, avanza ancora Rizzo, pallone in aria sul secondo palo, Todisco esterno della rete. Buona azione di Rizzo sulla sinistra, avanza Rizzo, prolunga bene per Costantino, attenzione Costantino in aria per Gargiulo, Gargiulo a De Angelis, il tiro si spegne sul calcio d'angolo, c'è una deviazione. Abbiamo varcato già il 46esimo, abbiamo superato quando Leone va a, e in questo istante l'arbitro fischia la fine del primo tempo, le squadre vanno a riposo sul risultato di 1-1. Parte De Angelis, la battuta, attenzione e miracolo di Alvigini, ma compagni vicino preferisce dare a Rizzo, il quale rimette prontamente in aria, pallone che poi viene recuperato da Di Prisco e De Angelis sbaglia tutto, un rigore in movimento di De Angelis, poi De Lorenzo, De Angelis ferma tutto e dà a Di Prisco, in avanti per De Rosa, il pallone scivola ma i due attaccanti erano già partiti, De Angelis e Gargiulo, ed ora D'Auria verso Mattias, il tiro incrocio dei pali di Thomas al minuto 28. Fusco, palla davanti l'area, Gargiulo stoppa bene con il petto e scambia, poi tenta di scambiare con Bozza Oltre e poi c'è questo tiro improvviso di Vitale. D'Auria alla punizione e rete, si è passato in vantaggio con D'Auria il Francavilla al minuto 35. D'Auria, piccolino guizzante attaccante del Sorrento, ecco va d'angolo in aria, d'angolo Cifani va giù, tutto regolare, prima occasione per il Sorrento, ha portato il pericolo d'angolo, poi Gargiulo, Gargiulo scambia con Bozza Oltre, palla in aria, esce poi a porta vuota e sbaglia Todisco, ma c'è fuori gioco, lato corto dell'area, nel frattempo è entrato in campo Di Giorgio, Cifani e Di Giorgio, Di Giorgio molto scalzo, ma il pallone termina poi a Di Prisco che apre verso Gargiulo, di testa Gargiulo e non riesce a dare la forza giusta alla sfera. Vediamo Gargiulo, Gargiulo per sbaglia Bozza Oltre, subentra Vitale, Vitale ancora, bisogna mettere il mucchio così, vediamo e non ci arriva Fusco, va giù Cifani, chiedono intervento del direttore di gara che lascia proseguire, forza, bisogna riprendere velocemente, siamo ormai addirittura d'arrivo, Fusco d'angolo e in questo istante l'arbitro fischia alla fine dell'incontro, il Sorrento perde in casa contro il Francavilla